Puttana se si sente che è strozzata. Porca p***a, ero alla velocità della Vespa, in terza. Mi sa che morirò. Non l'ho mai ancora provata con i guanti e tutte ste cagate. Cazzo, sotto al sole adesso, mi sa che crepo. Prima tappa, benzinaio. Io non ci sto credendo, sinceramente. Andiamo proprio velocità handicappato perché non l'ho mai provata più di questa via. Siamo già con le sfollate, attenzione. Siamo già a 50. Il problema è che non so che marcia sono perché io mi dimentico. Beh, il Fifty ne ha 4 di marcia, ma questo qua ne ha 6 e io non lo so come si fa. Non sento il rumore del motore da quanto è silenziosa. Madonna, che marcia sono adesso, vediamo. Non lo so, sono in prima. In folle, a posto. Bestia. Madonna. Vediamo se devo fare già il casino. Sì, evidentemente. Far benzina è un po' complicato. Non va. È la pompa. È la pompa 2, questa è la pompa 2. Non è Dio. Tutto fatto apposta per crepar di caldo. Madonna ragazzi, Dio buono. Col cazzo che iniziamo già a superare, io aspetto qua che passano. Ti devo fare una bella abitudine con questa moto. E il bello che ero obbligato a passare di qua perché è di qua il benzinaio. Oh madonna, ma perché lo fanno tutti apposta per farmi fare rimanere al caldo? 40 gradi sotto al sole. Sto crepando, come sempre. Sto cuocendo. Era ora, Cristo. Cioè, sentite, in questo momento non va. Cioè, va fino ai 4.500. Ai 5.000 non va più. Proprio si blocca. E questo è lo strozzo della centralina, che è il solito vuoto dell'RS tra i 5.000 e i 6.000 giri. Però mi sto divertendo comunque, devo dirlo. L'unica nota negativa è che non sento il suono e quindi non so in che marcia sono, non so niente, non so se si spegne, però non è una Vespa, quindi non si dovrebbe spegnere. Tana madocina. E vabbè. Va molto bene in curva. Porca bestia di Satana, se va! Porca la... No vabbè, non ce la faccio. Mi devo appoggiare, dici? Appoggiamoci. Cazzo, stavo scherzando, madonna le buche. Sì, ma veramente non sento il suono della moto. Come faccio a capire le marce? Troppo silenziosa, qua è da sbucare la marmitta, se no non va bene. Pure mi serve il contamarce. È il casco che fa un casino della madonna. Non capisco un cazzo. Puttana la... Non vedo la visibilità. Siamo a 100 all'ora veramente, porca puttana! La Dio! No, vabbè, io non ce la posso fare così. Ora sento almeno il rumore del motore, Cristo. Aspetta che lo alzo un po'. Ok.
però non ci sto ancora credendo nonostante tutto. Andiamo piano nelle rotonde che ancora non ho capito molto bene come funziona l'assetto qua. Andiamo a recuperare quelli là. A posto. Ho visto che si stava per ingarellare, però non ero sicuro molto. Ma troppo bordello questo casco. Andare a 100. Cioè proprio si sente tra i 5.000 e i 6.000 che è morta, e poi appena arriva ai 6.000 si esalta un po' di più, perché proprio la centralina è uno strozzo proprio. Mi sta venendo un pochino male alla gamba, ma perché non sono mai stato su una sportiva fino ad oggi. Aspetta che me ne libero un po', ok. Però non fa così tanto caldo come mi aspettavo, pensavo proprio di crepare, però mentre si va sto sudando lo stesso, però niente di che. Io sto andando in città con una super sportiva, che bello. E mo dove vado? Penso di essere l'unico del paese a avere sta moto in questa zona. Non l'ho mai vista. Madonna che sbocco. Ho già preso molta più confidenza del normale, quindi siamo a posto. Teniamo aperto qua che sennò crepo veramente. Ha un angolo di sterzo che è ridicolo. Ma quanto è bello, Dio, altro che di Vespa. Anche se comunque andare in centro non è l'ideale con questa moto. Qua si può superare apposta proprio dalla legge, che figata. C'è una Vespa special che ti toglie i problemi. Una donna non ho, ma una Vespa la spanna non va. Ma una Vespa domenica è già. Una Vespa che mi porterà, mi porterà, mi porterà fuori. Eravamo in salita, non andava più di così. Assomiglia più a un quattro tempi in questo momento. Ma i freni sono troppo potenti, cioè. Troppa roba. Boh, io me ne torno a casa perché ho troppo caldo e esco più tardi. Il bello quando sei fermo lì, che devi concentrarti così sudi per bene. Cristo, che caldo. Oh, un po' di arietta. Ah, ma che figo però, cazzo. Questo qua non si capisce dove cazzo deve andare perché la freccia costa troppo. Ora proviamo ad andare sulla strada messa di merda, cioè intendo il corso, con i sassi, vediamo cosa succede. Ok, abbiamo il corso libero, vediamo cosa succede con questa moto qua. Beh, siamo ai livelli 50 più o meno. Niente di che, insomma. Niente di che. Figata pazzesca. Certo, un po' trema, però non si può pretendere tanto. È una sportiva, Cristo, non deve mica andare qui. Quando saprò guidarla bene, vi posso dire tutte le cose. Ora non so guidarla manco per il cazzo. E quindi vado piano alle rotonde ancora, perché sennò qua crepo. Minchia che cardo! Perché qua sei storto, cioè sei proprio inclinato, però ne vale la pena. Diciamo che ne vale la pena. Ora tenterò di tornare a casa durante il rettilineo, quello più dove ho perso il coso della Vespa, insomma, come si chiama. Mo si è cambiato di nuovo. Ma che cazzo. It was at this moment that Nathan knew
He fucked up. Cristo, l'ho ammazzato in pieno. Ho ucciso un insetto. No, c'è tutto lo schifo sul casco, ma non ci posso credere.